passioni. Eroi. Viaggi nell'anima. Colpi d'ala. Cadute e risalite. Donne coraggiose. Emozioni. Superare i limiti. Il falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri. Rosè. Rosetta? Hai visto? È meglio che andiamo via di qua. Quei turchi che comandate voi altri, lo sapete quello che ci hanno avuto il coraggio di fare in un luogo consacrato sotto gli occhi della Madonna? Pace, pace. Sì, pace, bella pace. Me l'avete rovinata per sempre questa figlia. Adesso è peggio che è morta. Quella che avete appena sentito è una delle scene più drammatiche e anche più famose di tutto il cinema italiano, una scena conosciuta in tutto il mondo, la ricostruzione agghiacciante dello stupro di una madre e della sua figlioletta di 12 anni avvenuto in Ciociaria nel Lazio nel 1944, in piena Seconda Guerra Mondiale. Mi auguro che l'abbiate riconosciuto, è il famoso film, famosissimo, La Ciociara, diretto da Vittorio De Sica, 1960, tratto da un famosissimo e straziante romanzo, l'omonimo La Ciociara, scritto da Moravia nel 57. A interpretare la scena è un'attrice che allora era giovanissima e ancora semisconosciuta, Sofia Loren. Aveva 26 anni, per questa sua performance si vide riconoscere il massimo premio della cinematografia mondiale, cioè l'Oscar per la migliore interprete femminile. Record nei record, tra l'altro, perché è la prima volta che viene assegnato un Oscar a un'attrice per un film non in lingua inglese. Questa scena, che è entrata nella storia del cinema, scena straordinaria, non è importante solo per la vicenda raccontata, per la bravura della Loren, per la sensibilità di De Sica, per la ricostruzione storica perfetta, per i luoghi scelti per le riprese, ha un valore in più, un valore che parte da Moravia e dal suo incredibile romanzo. Per la prima volta dalla fine della guerra qualcuno ha il coraggio finalmente di affrontare uno dei temi più scabrosi, una delle pagine più terribili di quella guerra, una vicenda che è passata alla storia, e in realtà sarebbe meglio dire che non è passata alla storia, perché non se ne è mai parlato prima e se ne è parlato molto poco anche dopo. La vicenda va sotto il nome di Marocchinate e noi oggi ve la racconteremo. Sarà un racconto molto duro, non sarà facile né leggero, c'è stato un lavoro molto complicato per documentarsi, anzi ringrazio per questo Simona Capodanno, autrice della puntata, perché abbiamo veramente dovuto combattere anche con dei muri di gomma e non solo. È una puntata veramente particolare e poi insomma lo sapete, noi di solito abbiamo un protagonista o una protagonista, in questo caso i protagonisti sono migliaia, sono le vittime di questo crimine di massa, migliaia di individui inermi. Noi oggi vogliamo dare voce a tutti loro, a tutti quelli che per un motivo o per l'altro hanno dovuto tacere, non si sono visti riconoscere quello che avevano barbaramente subito. Se andate a cercare informazioni, non so, su Wikipedia, leggerete termine marocchinate e vengono generalmente definiti tutti gli episodi di violenza sessuale e fisica di massa ai danni di svariate migliaia di individui di tutte le età, di ambo i sessi, ma soprattutto di donne, effettuate dai goumier, i goumier francesi, che sono in realtà bande di marocchini, di algerini, di tunisini, di maghrebini, di senegalesi, arruolati nel CEF, cioè il corpo di spedizione francese, durante la campagna d'Italia nel corso della Seconda Guerra Mondiale.
L'informazione di Wikipedia sembrerebbe asettica, ma contiene una frase che fa tremare svariate migliaia di individui di tutte le età e di ambo i sessi. Da qui capirete che quello che Moravia, De Sica e la Loren raccontano nella ciociara è solo un evento simbolico, anche se certamente terribile. Nel film viene fatto apparire quasi come un caso isolato. Noi invece siamo qua per rendere giustizia, per raccontarvi crimini che trovano la loro massima espressione nella sistematicità con la quale sono avvenuti. Dovete immaginare un'orda di vandali senza freni che si riversa su un paese allo stremo delle forze, su un'Italia che non ha più risorse, che vive una tragica guerra da anni e soprattutto che ha sentito parlare degli alleati come dei liberatori che dovevano portare la cioccolata e il latte condensato, venuti a cacciare i terribili nazisti. E non sarà così. Aspettavano i liberatori, ma arrivò l'inferno, dove passarono le cosiddette truppe liberatrici. Accaddero cose mai viste in quelle terre: stupri, rapine, saccheggi, omicidi, evirazioni, torture, orrende mutilazioni. Perché la vittoria fosse completa, furono all'ordine del giorno. La tragedia delle donne, degli uomini e dei bambini stuprati dai marocchini agli ordini del generale francese Juin è data quasi per scontata, come se fosse collegata alla fatalità della storia o a semplici conseguenze della guerra. La furia bestiale che si abbatté sulle campagne e sui paesi italiani, dalla Sicilia fino alle porte di Firenze, tra il 1944 e il 1945, è ancora in parte sconosciuta, salvo ovviamente che per coloro che ne furono le vittime designate. Prede di guerra o anche rivendicazione religiosa contro i cristiani, in ricordo di quello che avevano fatto i cavalieri templari contro i musulmani. Questo era l'incipit del libro Le Marocchinate, cronaca di uno stupro di massa, scritto da Emiliano Ciotti, presidente dell'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate. Avete sentito cosa scrive Ciotti? Aspettavano i liberatori, arrivò l'inferno, un inferno che naturalmente pochi avevano interesse a mostrare, è rimasto sconosciuto ai più. E noi, come facciamo sempre, abbiamo deciso di andare fuori dal coro, di parlare di quello di cui nessuno parla, e non se ne parla perché è un argomento già ostico di per sé, e poi perché insomma getta una luce non esattamente benevola su quelli che dovevano venire a liberarci. Questo è il motivo dell'omertà che avvolge questi fatti. D'altra parte, l'Italia del dopoguerra ha vissuto nell'omertà. Ricordiamo il terribile dramma delle foibe che noi abbiamo raccontato, oppure per il drammatico esodo dei profughi fiumani respinti dagli stessi italiani, fiumani, dalmati e giuliani, tra il 43 e il 46, altro argomento del quale abbiamo già parlato. Per farvi capire bene di cosa stiamo parlando, bisogna inquadrare gli eventi all'interno del momento storico. Dunque, siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Il 10 luglio del 43 avviene lo sbarco in Sicilia, chiamato in codice Operazione Aschi. È una manovra militare colossale attuata dagli alleati, che segna l'inizio della campagna d'Italia, è il primo passo della penetrazione anglo-americana e non solo in Europa. Come porta d'ingresso si sceglie l'Italia, che Churchill definisce argutamente il ventre molle dell'asse. Nella conquista della Sicilia, gli americani, gli inglesi e i canadesi sono accompagnati da truppe marocchine in rappresentanza della Francia. Provengono dalle colonie francesi, che corrispondono agli odierni Marocco, Algeria, Tunisia, Senegal e Maghreb. Vengono genericamente definiti marocchini, anche se in realtà Cesira, la protagonista della ciociara, parla di turchi, perché alla fine quello che identificava questi uomini era il colore scuro della pelle, l'abbigliamento tipico delle loro terre, i baraccani, i mantelli di lana col cappuccio. Insomma, mamma li turchi è una frase che viene detta da secoli in Italia quando arriva qualcuno di
particolarmente selvatico, diciamo così, e particolarmente aggressivo. E questi soldati marocchini non sono un esercito, si definiscono goumier, da goum. Goum significa banda, sono gruppi composti ciascuno da una settantina di uomini, spesso legati tra loro da vincoli di parentela, insomma non sono dei lord inglesi, è gente povera, ignorante e rude, pastori montanari, e spesso è stata prelevata a forza dalle loro terre, costretta a combattere per il loro invasore. Sono servi dei francesi, hanno un odio represso per gli occidentali, insomma un odio che direi sopravvive anche al giorno d'oggi. Gente pronta per combattere, e insomma per loro le donne sono semplicemente un bottino di guerra. Le violenze dei Goumier sbarcati in Sicilia non si fecero attendere e solo grazie a una popolazione molto determinata si riuscì in parte ad arginare il fenomeno, che comunque fu di proporzioni notevoli. Il loro cammino all'interno dell'isola fino alle porte di Messina fu costellato da episodi violentissimi che inorridirono la gente, che per quanto poteva cercava di nascondersi in rifugi sicuri. La fama delle imprese dei marocchini precedeva il loro arrivo, creando ansia e preoccupazione. Involontariamente, gli stessi americani contribuirono ad alimentare la paura, invitando la popolazione a ritirare prontamente le famiglie per evitare facili aggressioni. Insomma, avete capito, gli americani, gli inglesi e i canadesi sbarcano in Sicilia per liberarla, per liberare l'Italia e l'Europa dal nazifascismo, ma tra le loro fila ci sono anche queste bande di Goumier che non sono come gli altri soldati. Certo, la guerra porta sempre, ovviamente, lo sappiamo, un carico di violenza generalizzato. Ogni esercito di ogni nazione, di ogni battaglia, di ogni guerra ha la responsabilità di azioni delle quali non bisognerebbe andare fieri, però queste bande senza freni sono qualcosa di completamente diverso, che presto esploderà in tutta la sua violenza inaudita. E in Sicilia il loro passaggio è ancora oggi ricordato come qualcosa di terribile e drammatico, però non c'è niente di assimilabile a quello che di lì a qualche mese dovranno subire in maniera massiccia e sistematica le sfortunate popolazioni dell'Italia centrale. Il 3 settembre 1943 ha inizio l'invasione dell'Italia continentale da parte delle truppe alleate. Primi sbarchi in Calabria, l'operazione che si chiama Baytown, e poi sbarchi nel Golfo di Salerno con un'operazione che si chiamava Avalanche. Tutte queste truppe devono riunirsi sotto il comando del generale Montgomery per avanzare verso Napoli e poi Roma. Ma la meta finale di questo contingente alleato e di grande, insomma, molto nutrito, tanta gente, tanti soldati, la meta finale è la famigerata linea Gustav, 230 km di linea fortificata difensiva voluta da Hitler a tagliare l'Italia in due. A sud ci sono gli alleati, a nord i tedeschi. Questa linea Gustav si estende dalla foce del fiume Garigliano, confine tra Lazio e Campania, arriva fino a Ortona, a sud di Pescara, passando per Cassino. E il Führer ha voluto quella linea lì, non a caso, perché è il tratto più stretto della penisola italiana, ci sono ostacoli naturali costituiti dalle montagne appenniniche, insomma è una linea praticamente inespugnabile. E il perno difensivo tedesco sulla Gustav è l'abitato di Cassino, controlla l'accesso alla valle dell'Irica e anche controlla l'abbazia di Monte Cassino, che sovrasta la valle, che permette ai difensori di vedere i movimenti delle truppe nemiche. E l'abbazia di Cassino diventa oggetto dei ripetuti attacchi alleati. E dal 15 marzo al 18 maggio, quindi per due interminabili mesi del 1944, ci sono bombardamenti di una potenza inaudita, 20.000 granate, 2.500 tonnellate di bombe sganciate da 775 aerei che radono al suolo il monastero e le cittadine limitrofe, e quindi civili inermi. Nonostante questi sforzi, nonostante la vastità dei mezzi impiegati, i tedeschi reggono botta, l'ostacolo non viene superato, la linea Gustav, proprio come aveva previsto Hitler, rimane inespugnabile anche dopo la quarta violentissima battaglia di Monte Cassino, l'operazione Diadema. A quel punto il generale Clark, che comanda la quinta armata americana, decide di aggirare la linea nemica, attraversa i monti Aurunci, dove c'è Sessa Aurunca e tutti questi paesi
paesi, incaricando del compito il generale Alphonse Juin, comandante del CEF, il corpo di spedizione francese. E questo viene fatto perché le truppe marocchine avevano una grande abilità nel combattimento montano. Il generale Alphonse Juin, soffermiamoci su questo signore di origini francesi ma algerino di nascita, orgogliosamente algerino di nascita, e sa bene come parlare ai suoi uomini per incitarli a quella che sarà una battaglia durissima. Soldati, questa volta non è solo la libertà delle vostre terre che vi offro se vincerete questa battaglia. Alle spalle del nemico tedesco vi sono donne, case, c'è un vino tra i migliori al mondo, c'è dell'oro. Tutto ciò sarà vostro se vincerete. Dovrete uccidere i tedeschi fino all'ultimo uomo e passare ad ogni costo. Quello che vi ho detto e promesso mantengo. Per 50 ore sarete i padroni assoluti di ciò che troverete al di là del nemico. Nessuno vi punirà per ciò che farete. Nessuno vi chiederà conto di ciò che prenderete. Avete capito bene, 50 ore di totale libertà, autonomia, senza leggi, senza regole. Questo sarebbe il testo del discorso fatto dal generale Juin ai suoi uomini prima dell'attacco decisivo, discorso che sarebbe stato tradotto in arabo, trascritto su volantini, distribuiti a tutti i soldati. Parlo al condizionale, perché non è arrivata fino a noi una copia di questi volantini, non c'è una prova certa di quello che Juin ha promesso ai suoi marocchini, però sta di fatto che anche se le parole magari non saranno state esattamente queste, il concetto è chiaro e inconfutabile. Aggirate la linea Gustav, create un varco dal quale le truppe possano passare e proseguire poi verso Roma. Tutto quello che troverete sul vostro cammino ve lo potrete prendere. Che si tratti di cose o di esseri umani, fa lo stesso. Il falco e il gabbiano. Questa non è una puntata facile, stiamo raccontando qualcosa che è stato taciuto per tanto tempo, per troppo tempo, qualcosa di terribile, di vergognoso accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, qualcosa che non trovate nei libri di storia, non ve l'hanno insegnata né alle medie né al liceo, probabilmente neanche all'università. E i nostri protagonisti di oggi sono le migliaia di vittime inermi e innocenti delle azioni terribili, infami, che vanno sotto il nome di marocchinate. Siamo nella primavera del 44, durante la Seconda Guerra Mondiale. Truppe di colore provenienti dalle colonie francesi in Africa arrivano in Italia con gli alleati durante lo sbarco in Sicilia. Riescono a girare la fatidica linea Gustav, la invalicabile o quasi fortificazione tedesca, siamo all'altezza di Cassino, e consentono alle truppe americane e britanniche di avanzare verso il nord Italia contro Hitler. E questi Goumier sono soldati abili nel combattimento montano, sono bande composte da marocchini, da algerini, da tunisini, da magrebini, da senegalesi, e non hanno niente a che vedere con i liberatori che la gente del posto si aspettava. Non sono un esercito, sono diverse migliaia divisi in gruppi composti ciascuno da una settantina di uomini, spesso legati tra loro da vincoli di parentela, sono poveri essi stessi, sono ignoranti, sono pastori, sono costretti a combattere per il loro invasore, che è i francesi. Odiano gli occidentali e le donne occidentali sono considerate da loro un bottino di guerra. Ascoltate il drammatico racconto di Emiliano Ciotti. I Goumier erano stati condotti in Italia con la promessa che, combattendo contro i tedeschi, avrebbero ottenuto l'indipendenza del loro paese. E in un discorso di incoraggiamento prima dell'attacco, il generale Juin avrebbe promesso loro 50 ore in cui sarebbero stati padroni assoluti di tutto ciò che avrebbero trovato alle spalle del nemico tedesco sconfitto. Il risultato fu che solo nel Frusinate ci furono oltre 60.000 violentati fra uomini, donne e bambini. La vittima più giovane aveva 11 anni, la più anziana 86. A decine morirono, tra essi anche il giovane parroco di Esperia, Don Alberto Terilli, che aveva invano tentato di salvare tre donne nascondendole in chiesa e fu legato e sodomizzato per 2 giorni, morendo per le sevizie subite. 2 sorelle di 15 e 18 anni furono violentate da 200 soldati marocchini. Una
morì durante lo stupro, l'altra impazzì e finì in manicomio. Una dozzina di uomini che avevano tentato di difendere le loro madri, moglie e figlie, furono impalati vivi. E sono racconti terribili, sono racconti dell'orrore e non sono che una minima parte di quell'onda sistematica di violenza, di dramma che travolge i civili con l'avanzare delle truppe di Goumier dalla Sicilia alla Toscana passando per il Napoletano. Uomini, donne e bambini che vanno incontro alle truppe alleate francesi con la gioia per la liberazione dal dominio tedesco, che vengono uccisi, stuprati, violentati, con l'aggravante della disillusione, gente che è passata da un carnefice a un altro sicuramente peggiore. E qui non si parla più di 50 ore di libertà assoluta, tutto importa poco. L'onda devastatrice dei Goumier dimensioni terribili, estese sia sul territorio che nel tempo. Non si circoscrive più solo alla ciociaria nelle 50 fatidiche ore dopo lo sfondamento della linea Agosta, ma un carattere sistematico. Ormai è chiaro che ai marocchini è stata accordata carta bianca nei confronti della popolazione inerme, della popolazione civile italiana. Nella provincia di Frosinone il nostro pensiero va a Esperia, a Castro dei Volsci, a Ausonia, nella provincia di Roma, Patrica, Ceccano, Supino, San Giorgio Arili, nella provincia di Latina, Campo di Mele, Spigno, Saturnia, Formia, Terracina, San Felice Circeo, Priverno. Queste sono solo alcune delle cittadine più colpite dalla furia dei Goumier, che soprattutto in ciociaria stanno lasciando dietro di sé una scia di sangue e di orrore mai visti prima in Italia. Dice, arrivati gli americani, tutti col fazzoletto, e invece erano arrivati i diavoli. Non mi ricordo che mi sono attaccata a mia madre, e allora essa ci hanno dato una scarpata in fronte, al momento l'ammazzavano. E a me mi hanno trascinata, botte pure, perché io non ci volevo andare. I marocchini mi hanno ammazzata, mi hanno portato via, mi hanno violentata, mi hanno scarnita tutto, in faccia tutta sgrambiata. Quando mi è successa la disgrazia, no? Ci sono pure cugini mie, là da gente, e li stanno a sparare. Perché volevano che non ci facevano quello che non hanno fatto, no? E ne ho 15-16 anni di me. Le botte che mi hanno dato, forse era più morta che viva, non lo so com'ero. I capelli mi ricavarono tutto quando mi portavano in giro, con i capelli. Le veste me le tagliarono tutto quanto. Se pure mia madre diceva quello che da fa mia figlia e le mie nipoti, fatecela a me. No. C'avevo 11 anni e mezzo. Pensavo di morire, sì, dico, mi ammazzano. Se mi ammazzavano forse era meglio che veniva via. Come a Gesù Cristo quando li portavano, che le avevano fragellene, mi hanno fatto in quella maniera a me. Io mi stavo aspettando il colpo mio. Ci credevamo che ci ammazzavano tutti. Giovanna, Amalia, Ida, Nunzia, Antonina, Pia, le avete sentite, sono solo alcune delle donne che subiscono le violenze dei Goumier. Hanno la sfortuna di trovarsi sul loro cammino, vengono violentate, derubate di tutto, vengono derubate le loro famiglie, le provviste vengono portate via, gli animali delle stalle rubati oppure magari uccisi solo per spregio. E non solo le donne, ai Goumier vanno bene tutti, anche gli uomini e i bambini, al loro passaggio non resiste niente, una volta andati via lasciano dietro di sé qualcosa di altrettanto terribile. Il 20% delle donne violentate contrae la sifilide, l'80% la blenorragia, molte sarebbero morte se non fosse stato per la penicillina, quantomeno almeno quel, dicono a Milano, la penicillina portata dagli americani. E poi molte donne si accorgono di essere incinte, tentano aborti clandestini con esiti spesso mortali. Poi ci sono casi di bambini nati e uccisi subito perché segnati da quel marchio di infamia. Insomma, una tragedia infinita che prosegue, che lascia segni indelebili nel tempo. Le ripercussioni arrivano, le ripercussioni di questi orrendi crimini. Il generale Juin cerca di minimizzare l'accaduto, poi deve ammettere gli eccessi, come dire, dei suoi uomini. Il cardinale francese Tisserand prende posizione apertamente contro i suoi stessi connazionali.
Pio XII si lamenta direttamente con De Gaulle, intima a De Gaulle di non far entrare i Goumier a Roma, chiede, ottiene da Roosevelt che i soldati marocchini vengano ritirati dall'Italia, saranno spostati in Provenza sul fronte tedesco nella Foresta Nera, dove comunque non si smentiranno perché saranno protagonisti di altri terribili eventi criminosi. Così questi marocchini, questi Goumier, lasciano il suolo italiano, quello che hanno fatto in maniera sistematica nel nostro paese rimane, nessuno potrà mai cancellarlo. Certo, si può fare come abbiamo fatto fino adesso, evitare di raccontarlo. Il falco e il gabbiano. La furia devastatrice dei Goumier marocchini si abbatte su 6 regioni italiane prima che le truppe vengano dislocate altrove: Sicilia, Campania, Lazio, Umbria, Toscana e Sardegna. Queste regioni contano un numero impressionante e impossibile da quantificare di saccheggi, di stupri, di uccisione e poi altre conseguenze terribili: malattie, aborti, emarginazione delle donne che sopravvivono agli stupri e che magari vengono marchiate in indelebilmente considerate infette, oppure addirittura in diversi casi le puttane dei marocchini. Tenete anche conto che non tutti denunciano, e per vergogna. Il fenomeno è talmente vasto che alcuni comuni della Ciociaria fanno stampare dei moduli per presentare le denunce. Viene stabilito anche un risarcimento di 150.000 lire, all'epoca diciamo era il costo di una vacca. E alcuni anni dopo, il 7 aprile del 52, la deputata comunista Maria Maddalena Rossi presenta in Parlamento un'interpellanza per l'ottenimento di pensioni di indennizzo per le persone violentate dai marocchini, ma non si è mai arrivato a niente di concreto perché quella era una pagina che era meglio non aprire. Noi, per capire quale sia la situazione, per avere anche delle altre informazioni, abbiamo con noi proprio Emiliano Ciotti, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate, autore di un libro bello e terribile, Le Marocchinate, cronaca di uno stupro di massa, dal quale abbiamo tratto alcune delle letture che vi abbiamo fatto ascoltare. Buongiorno Emiliano Ciotti. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. E noi abbiamo tante domande. Per prima cosa, abbiamo visto che il suo libro è dedicato a una persona speciale che c'è in foto nel libro, Anastasio Gigli, un ragazzino di appena 14 anni. Perché proprio questo ragazzo? Dopo lo sfondamento della linea Gustav, le truppe coloniali francesi giunsero nel piccolo paesino in provincia di Latina, Rocca Gorga, dove l'11 maggio incontrarono questo ragazzino di solo 14 anni, Gigli Anastasio. Dopo averlo immobilizzato, lo portarono all'interno di una capanna dove venne violentato e ucciso con una specie di baionetta diretta dai Goumier. Ecco, questo ragazzino era mio zio. L'associazione nasce proprio da questo stupro omicidio, di cui il suo scopo statutario è quello di approfondire storicamente le violenze delle truppe coloniali francesi. Dopo le difficoltà iniziali, dove siamo stati accusati di essere un'associazione revisionista, razzista, fascista... Eh beh, ovviamente, sempre così. Oggi l'associazione conta oltre 2.000 iscritti, presieduto dall'avvocato Mauro Tabetta. L'avvocato in questione tratta cause per il riconoscimento pensionistico delle donne violentate. Siamo ancora qua con Emiliano Ciotti. Dunque, noi abbiamo letto numeri impressionanti: solo nelle zone della Ciociaria, nel Frusinate, 60.000 persone violentate. Però, se ho capito bene, questo significa un numero decisamente maggiore di stupri, anche perché lei nel libro spiega che i marocchini agivano sempre in gruppi di almeno 2 o 3 su ogni vittima. E poi immagino ci siano persone che questi stupri, per vergogna, non li hanno mai denunciati. Diciamo che a oggi, dalle numerose documentazioni raccolte, possiamo affermare che ci fu un minimo di 20.000 casi accertati di violenza, numero che comunque non rispetta la verità, perché diversi referti medici dell'epoca ci raccontano che un terzo delle donne violentate, sia per vergogna o pudore, preferì non denunciare, facendo... Certo.
Facendo una valutazione complessiva delle violenze del corpo spedizione francese, possiamo affermare con certezza che ci fu un minimo di 60.000 donne stuprate e ben 180.000 violenze carnali. Ma perché in Italia queste cose non vengono raccontate, vengono tenute nascoste? Io le ho scoperte pochi anni fa, eppure sono nato nel 57, ho fatto delle scuole medie, superiori, ho studiato la Seconda Guerra Mondiale, ho studiato la Seconda Guerra Mondiale in Italia, ma queste cose nessuno le racconta, come le foibe, come tante altre. Addirittura se provi a raccontarle ti dicono che sei di destra, ma perché? Partiamo col presupposto che la storia è la lingua dei vincitori. Certo. Innanzitutto è stata molto difficoltosa la raccolta dei documenti e delle denunce, poi perché distante dai 75 anni adesso non cerchiamo una vendetta, per carità, ormai se è rimasto qualche soldato vivo avrà più di 90 anni, noi cerchiamo soprattutto certo. una giustizia storica. Sì, ma un po' non è anche che noi, insomma, a noi la liberazione, la resistenza ce la raccontano come una bella fiaba meravigliosa nella quale i buoni sono arrivati, hanno portato via i cattivi, e quindi tutte le storie che vanno a turbare questa lettura vengono rimosse. Pensi a quello che è successo nel Carso e in Friuli, insomma, tutte le cose che distolgono la gente dal pensare a questa fiaba della resistenza vengono in qualche modo omesse. Assolutamente sì, noi siamo l'unica nazione al mondo che siamo stati violentati dai propri liberatori. Certo, questo bravo. È stato un argomento tabù per tanti anni, hanno cercato di nasconderlo. Pensate che nel 1952 l'unica persona che denunciò le marocchinate fu anche una deputata del Partito Comunista Italiano, sì, che si chiama esatto. Maria Maddalena Rossi. Chissà come l'avranno sgridata. Emiliano, lei è stato gentilissimo e ci ha aiutato anche a rileggere quel periodo che nessuno vuole rileggere. Complimenti per il suo lavoro. Grazie a voi e grazie per averci dato la possibilità di parlarne. Non è stato un percorso facile quello che ci ha portato a raccontare cosa furono le marocchinate. Noi ci auguriamo di aver contribuito a fare conoscere alle nuove generazioni quelle cose che i libri di storia stranamente o forse volutamente omettono. Vogliamo dare voce a una parte dell'Italia che è stata sfregiata e dimenticata, tragedie, umiliazioni, dolore di popolazioni che hanno subito una barbarie e azioni terribili di quelli che sono arrivati sotto la bandiera dei liberatori e invece hanno portato la morte e la devastazione. Se volete mandare dei commenti sapete dove trovarci. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Passione, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose, emozioni, superare i limiti. Il Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Rosetta? Hai visto?